viaggio e la sua metafora, insegnare e viaggiare. Giusto, molti di voi hanno optato per questa scelta. Il viaggio accende la fantasia, pur legato a contesti reali. Pochi hanno selezionato questo, chissà perché. Il viaggio è scoperta come l'apprendimento, giusto, infatti una maggioranza è per questo. Benissimo, e il viaggio un mondo altro, sì, come apprendere anche, quindi c'è un'affinità tra il viaggio e l'apprendimento, sono due mondi altri, il viaggio è sorpresa, suspense, storytelling. Bene, riflettiamo su queste tematiche perché ritorneranno nei nuovi temi che tratteremo questa sera. Nascondiamo i sondaggi e partiamo quindi subito con il nostro workflow. Lo avete visto all'interno della classe, noi parliamo di didattica narrativa e viaggio come metafora, poi esperienze, vi mostro alcune esperienze molto semplici e rapide di ambienti articolati in viaggio, poi costruiremo la mappa. Prima vi mostro una mappa articolata che tra l'altro ho condiviso nella classe e poi ne costruiremo una aggiungendo anche le interazioni necessarie. Lo faremo insieme perché sarà una mappa condivisa che voi stessi potrete modificare. Allora, avete visto che c'è questo filmato all'interno della board, l'ho messo in anticipo in modo da non perdere troppo tempo qui, è un filmato che porta, eccolo qua, che si conclude con questo grafico. Eccolo, lo mostro un po' meglio. I tre discorsi dell'ambiente narrativo. Dobbiamo prima di tutto fare alcune considerazioni didattiche sul rapporto, dobbiamo fare alcune considerazioni generali sul rapporto tra didattica e narrazione, che spesso viene anche chiamata con il termine di storytelling. Prima di tutto vi devo dire che come riferimento storico dal punto di vista pedagogico il punto da cui partire è Jeremy Bruner con le sue riflessioni degli anni 80, quindi non stiamo parlando di una novità in questo campo, stiamo parlando invece, ci riagganciamo alla tradizione pedagogica classica, una tradizione che si richiama anche alla pedagogia attiva francese, per esempio a Célestine Freinet o a tutti i grandi come Cousinet e altri che avevano fatto dell'esperienza narrativa un caposaldo della didattica. Lo dico perché molto spesso queste riflessioni così vengono presentate come delle novità legate allo sviluppo tecnologico. No, lo sviluppo tecnologico ci consente oggi di fare le cose diversamente e in più, ma la riflessione pedagogica ha una sua autonomia e indipendenza che affonda le sue radici nella nostra tradizione. Quindi il discorso narrativo come lo possiamo articolare all'interno di una dinamica di apprendimento? Fondamentalmente noi dobbiamo comprendere che esiste un rapporto fra tre assi che sono l'immaginario, il reale e il simbolico, che tra l'altro sono tre assi che strutturano anche la nostra psicologia. Il discorso del reale è riportato, vedete, su questa linea che parte dall'angolo dal punto zero di questi assi cartesiani e naturalmente si prolunga. A mano che il discorso reale avanza, vedete, avanza anche la distanza da il discorso del viaggio e dal discorso dell'immaginario. È logico questo, perché? Perché noi più siamo attaccati a una dimensione reale e più perdiamo di vista il percorso e ancor più perdiamo di vista il rapporto di quello che stiamo facendo con l'immaginario, cioè, come dire, la mentalizzazione del reale attraverso un supporto creativo, l'esplicazione della nostra creatività. Vi faccio un esempio, se noi a scuola seguissimo in modo maniacale tutte le programmazioni, non ci occupassimo altro che dei contenuti, fin nei minimi dettagli, e
e diciamo questo fosse solo il nostro punto di riferimento, ancora peggio, il nostro punto di riferimento fossero solo gli schemi delle valutazioni, quindi a conclusione dell'apprendimento, noi saremmo eccessivamente ancorati al discorso legato al reale, cioè alla realtà contestualizzata all'interno della scuola, ma intesa come istituzione che ci obbliga a una certa, come dire, routine molto meccanica che non tiene conto di altri fattori. Questa dinamica deve essere in qualche modo compensata. Perché deve essere compensata? Deve essere compensata per stimolare il piacere all'apprendimento attraverso meccanismi simbolici e legati all'immaginario. Per esempio, il discorso del viaggio. Apprendere significa entrare in un mondo nuovo, altrimenti noi non apprenderemmo, perché sarebbero conoscenze che noi avremmo già acquisito. Ma nel momento in cui noi acquisiamo nuove conoscenze, entriamo in un mondo. Quindi entrare in un mondo significa viaggiare all'interno di questo mondo, intraprendere un percorso, e poi questo mondo è disposto lungo una timeline temporale, perché abbiamo un tempo che viene scandito, un tempo scolastico, un tempo dell'apprendimento, un tempo della parola che possiamo avere in classe, è un tempo che ha le sue successioni, quindi abbiamo un valore che è simbolico, che si aggancia alla metafora del viaggio, ed è esattamente la stessa identica cosa che visitare Stoccolma o recarsi a Pechino o fare una gita in montagna. Da un punto di vista tecnico non cambia niente tra il viaggio dell'apprendimento e il viaggio, diciamo, per piacere, per scoprire nuovi mondi, perché la metafora sostiene entrambe le condizioni. E in secondo luogo, se abbiamo un discorso del viaggio, dell'apprendimento, allora necessariamente abbiamo anche un discorso dell'immaginario, cioè di quello che è, di una parte dell'immaginario, che è relativa a quello che noi potremmo trovare all'interno di questo viaggio che non conosciamo, la parte sconosciuta, la parte ignota, e la parte nota che ci consente di avere degli strumenti per continuare il nostro viaggio. Quindi se viaggiando nel mondo reale noi dobbiamo sapere dove poterci rifocillare, in che modo farlo e possibilmente farlo in qualsiasi condizione, quindi superando anche gli ostacoli, è chiaro che il nostro nutrimento nell'apprendimento è determinato dai contenuti e dalla nostra capacità di essere nutriti da questi contenuti, quindi non solo di masticare qualche cosa, ma anche di ingerirla, di digerirla e poi di poterla trasformare in energia che sostiene il nostro corpo, vale a dire poterla restituire in qualche modo all'insegnante. Allora è tutto il mondo dell'immaginario che si apre. Che cosa succederà? Ci poniamo come domanda, dove arriveremo? Sviluppiamo dei collegamenti a mano che apprendiamo dei contenuti. Questo discorso è legato, come vedete, alla suspense, perché non c'è narrazione senza suspense, ma non c'è suspense senza incognite, senza, diciamo così, non sapere esattamente quello che succederà. Non mi dilungo su questo tema, è un tema che potremmo trattare naturalmente molto, questi webinar durano un'oretta, un'oretta e mezza, e quindi il mio scopo è fornirvi una serie di materiali, di elementi di ispirazione, di riflessione. Però vi invito a riflettere proprio su questa parte, tra virgolette, teorica, che lega l'apprendimento al viaggio e ci consente di costruire una metafora fondata sulla narrazione con tutti i suoi meccanismi narrativi. Adesso parliamo di mappe interattive e vediamo quali sono le caratteristiche che possono fondare una struttura di costruzione di una mappa all'interno di un processo di apprendimento. Allora, abbiamo detto che il viaggio è una storia, ma non c'è storia senza movimento, lo vedete qua.
L'ambiente non può essere statico, il gruppo si deve muovere perché siamo alla scoperta di qualche cosa. Anche se siamo a scuola fisicamente statici, seduti, in realtà siamo in un movimento continuo perché è un movimento intellettuale che ci porta dentro le conoscenze. Qualsiasi narrazione si sviluppa lungo un percorso da A a B. Ogni storia prevede un movimento e nel movimento avvengono dei cambiamenti. Se questi cambiamenti non si determinano, da un punto di vista della nostra professione, noi siamo di fronte a un fallimento. Se noi riceviamo un ragazzo in una condizione X, poi si dovrà trovare a un determinato momento in una condizione X1, cioè deve aver intrapreso un viaggio. Un viaggio che lo ha trasformato. Ricordatevi questo, il viaggio trasforma sempre, è un fenomeno della trasformazione e quindi il viaggio è indispensabile. In che senso è indispensabile? Nel senso che lui esiste già come dato oggettivo e quindi non lo possiamo eludere perché il viaggio si intraprende comunque, il viaggio nell'apprendimento. Allora noi lo possiamo sostenere e in questo caso può essere concreto, per esempio da qui a lì per 1000 miglia, stiamo parlando di un viaggio geografico in questo caso, o simbolico, quindi conquistare un tale diritto, partecipare a una festa, ottenere un determinato risultato e così via. Le due cose, quindi del viaggio concreto e del viaggio simbolico, noi le possiamo unire all'interno appunto dell'esperienza di mappatura del nostro percorso di apprendimento. La mappa. La mappa si fonda sul fatto che un viaggio implica una mappa. La mappa può essere, può anche non esistere concretamente, ma è nella nostra mente, perché è il tracciato che dovremmo percorrere e che noi sappiamo, a volte sappiamo anche inconsciamente, perché svolgiamo magari dei percorsi che ci sono noti e sui quali non dobbiamo sempre riflettere. Però normalmente è sostenuto da una cartina, da un disegno del percorso. E quindi la mappa, anche qui, può essere un semplice tracciato, disegnato o schizzato, oppure, ecco quello di cui ci vogliamo occupare, una mappa di Google divisa in tappe con segnaposti che contengano indicazioni testuali, foto, link, audio e video. Torniamo un momento alla questione dell'apprendimento come metafora del viaggio. Quella, l'immagine che vedete qui, è un punto di riferimento culturale importante per chiunque abbia a mente il viaggio e il viaggio come metafora, che è l'esperienza di uno scrittore americano, che è John Steinbeck, che ha fatto del viaggio un elemento fondamentale non solo della sua narrazione, ma anche della sua vita personale. E questo è un monumento che si trova a Monterey e che rappresenta appunto Steinbeck con i personaggi di uno dei suoi romanzi che si chiama Vicolo Canneri. In un contesto, questa frase di Steinbeck è di grande importanza, non è l'uomo che fa il viaggio, è il viaggio che fa l'uomo. È di grande importanza perché? Perché noi intraprendiamo un viaggio con i nostri studenti, i nostri soggetti in formazione, all'interno di una serie di conoscenze, perché vogliamo che loro apprendano qualche cosa. Ma allo stesso tempo, se organizziamo una metafora del viaggio su questo stesso viaggio, voi vi rendete conto che rafforziamo proprio il contesto di tragitto che stiamo facendo dentro le nostre conoscenze. In un contesto mobile, a distanza, stiamo compiendo un viaggio e quindi si sta formando una storia. Perché in un contesto mobile a distanza? Lo vedremo, perché questa tecnica che vi insegno è nata proprio da un apprendimento a distanza e quindi le riflessioni partono da lì per poi essere applicate in diversi altri contesti. E quindi, come vi dicevo, quindi possiamo creare il viaggio del viaggio. E ciò che vi dicevo prima rispetto a quella formula di Steinbeck. E quindi possiamo rafforzare qualsiasi storytelling introducendo la metafora virtuale di un viaggio reale. Vale a dire, il viaggio nell'apprendimento è un viaggio reale che noi effettuiamo effettivamente tra libri, conoscenze, filmati, eccetera.
possiamo sostenere questo viaggio attraverso la sua stessa metafora, che ovviamente è in parte virtuale. Vediamo alcuni ambiti di applicazione di una mappa come strumento di conoscenza, per esempio fra soggetti. Una mappa collettiva, possiamo creare una mappa collettiva con puntatori personali di ogni studente, è quello che faremo anche nel corso di questo webinar. Oppure una mappa personale con puntatori delle proprie passioni. Oppure una mappa, per esempio, di poesie e testi amati da ciascuno di noi. Oppure una mappa che mostra i propri luoghi a cui siamo affezionati. In questo caso noi stiamo parlando, come vedete dal titolo, di una mappa come strumento di conoscenza fra soggetti. E già, perché non si fa mai un viaggio da soli. Prima di tutto perché anche nel caso in cui noi fossimo soli, incontreremmo delle persone, incontreremmo lungo il nostro viaggio degli altri soggetti. E in secondo luogo perché comunque nel nostro apprendimento non siamo soli, siamo all'interno di una classe che può essere reale, virtuale, a seconda, mista e così via, ma siamo con altri soggetti apprendenti che partecipano al nostro stesso viaggio. Ma è molto raro che nel contesto scolastico questo diventi un elemento organizzato di conoscenza fra soggetti. Diventa un elemento spontaneo di conoscenza fra soggetti, perché è ovvio, siamo all'interno di una stessa classe e quindi non possiamo non conoscerci, ma in realtà non è uno strumento di supporto, sto parlando della didattica, dell'insegnamento, così come nuovamente è concepito, non è anche uno strumento che si occupa di favorire questa conoscenza. Invece, se noi ragioniamo in termini di metafora del viaggio, vediamo che può essere sostenuta questa conoscenza anche attraverso la costruzione di mappe. La didattica narrativa è un campo molto vasto. All'interno di questo campo molto vasto io ho coniato nel 2005 il termine, una variante della didattica narrativa, che è appunto quella che è di cui vi mostro un aspetto, che poi ho definito in seguito come storytelling game, cioè l'esperienza di costruzione di un ambiente narrativo attraverso un apprendimento a distanza e quindi intraprendere un viaggio. Qui abbiamo una schermata di un vecchio insegnamento svolto per l'Università della Tuscia qualche anno fa, e questo è l'esempio appunto di una mappa di percorso che poi naturalmente si sviluppava in modo interattivo, ma all'interno di un ambiente, cioè in questo caso era una ciurma di pirati che doveva intraprendere un viaggio per ottenere determinati risultati. Qui invece abbiamo un altro esempio più recente, si era costituita a Yellowstone nel Far West americano, una POS, cioè un insieme di soggetti che dovevano poi attraversare i territori americani per liberare una certa tribù di indiani in via di estinzione inseguita da eserciti federali, e lungo questo viaggio intraprendevamo ciò che era necessario per sostenere l'apprendimento e quindi, per esempio, delle sfide, delle prove, dei compiti e così via, però sempre sostenuti all'interno di questa metafora che era il viaggio, in questo caso il viaggio nella terra, in una terra tipica che ha sollecitato la letteratura, che è la terra americana, appunto, che si presta molto a questo tema. La didattica narrativa, che ha come scopo lo storytelling game, non mi dilungo, guardate, su questo tema dello storytelling game, perché ho intenzione di spiegarvelo bene in un webinar particolare, dove vorrei proprio tirare fuori gli elementi strutturali di un'organizzazione di questo genere. Però per grandi linee voi dovete sapere ovviamente che un viaggio da qualche parte deve arrivare, quindi dobbiamo sempre organizzare
il punto di approdo e bisogna che sia chiaro, bisogna che sia chiaro in un viaggio qual è il punto di partenza e qual è il punto di approdo. Adesso noi come facciamo ad applicare tutto questo all'interno di una struttura che prevede di impiegare le tecnologie messe a disposizione da Google, in particolare perché in questo campo Google è sicuramente il fornitore di servizi che ha la maggiore esperienza e i maggiori strumenti che ci possono aiutare a organizzare un viaggio di questo genere. Allora, prima di tutto procediamo in questo modo. Vi illustro la mappa e quello che faremo e poi lo faremo insieme nel momento in cui ve lo dirò e vi darò le indicazioni. Quindi state pronti perché a ricevere queste indicazioni in modo che voi possiate realizzare quello che stiamo facendo. Allora, prima di tutto la mappa interattiva si presenterà grosso modo così, con un tracciato e dei punti, lo vedete, ecco. La mappa del viaggio, in questo caso, come appare ai visitatori, che possono anche vedere le singole tappe in questa finestra di visualizzazione che Google ci ripropone sulla sua sinistra. La creazione della mappa avviene attraverso l'inserimento dei puntatori che sono questi. Seguite la freccia del mio cursore, eccola qua, questi sono i puntatori. E noi dobbiamo collocare i puntatori nella cartina. Naturalmente io ho scelto una cartina mondiale, ma voi potete anche organizzare una visione molto più particolareggiata che si riferisca addirittura al vostro quartiere, nel caso in cui vogliate intraprendere un viaggio di tipo locale più limitato. E per esempio possiamo creare anche dei livelli del viaggio. Non lo so, un livello potrebbero essere le tappe, un altro livello potrebbe essere quello del ristoro e uno quello degli imprevisti. Come vi mostrerò, dovete sapere che la tecnologia di costruzione di una mappa che ci è fornita da Google ci consente di creare diversi livelli che non sono i livelli di Photoshop attraverso i quali noi possiamo vedere una sovrapposizione. Sono dei livelli ideali, cioè sono più degli insiemi, diciamo così. E il dato interessante per l'insegnante è che lui può inibire la visualizzazione di uno di questi livelli. Allora avete già capito dove voglio arrivare, perché se io voglio creare un livello imprevisti, perché desidero sostenere la suspense di questo viaggio e mettere i corsisti e gli studenti di fronte a problematiche impreviste, naturalmente questo livello lo posso nascondere e poi lo potrò mostrare quando sarà necessario. E quindi questo è particolarmente interessante perché ci offre una varietà di strumenti attraverso i quali rendere interattiva la nostra mappa. Poi, come vi dicevo prima, noi possiamo, eccolo qua, una volta che abbiamo inserito i nostri punti, in questo caso il punto di imbarco, lo vedrete, ci imbarcheremo nel Madagascar, dobbiamo anche personalizzare questo punto e tutti i punti che caratterizzeranno questo viaggio. Diamo subito un'occhiata allo schema, naturalmente lo possiamo colorare e con questo, con la figura del secchiello, modificheremo anche le icone, perché queste sono le icone tradizionali fornite da Google, ma noi invece vogliamo una rappresentazione che sia veramente narrativa e che stimoli l'immaginario, quindi cambieremo. Poi vedrete che scriveremo all'interno di questi punti, allegheremo delle fotografie e addirittura dei filmati. Ciascun punto sarà visualizzato nella schema di sinistra.
Ora, questa slide che voi state osservando, spero che stiate osservando che tutto vada bene, sì, che voi state osservando non rappresenta più il punto di vista dello spettatore, come era per esempio questa slide, lo vedete? Qui viene rappresentato il punto di vista del visitatore, dello spettatore, di quello che usufruisce della mappa. Qui invece è il punto di vista del creatore, infatti abbiamo tutti gli strumenti che ci consentono di creare la nostra mappa. Bene, inseriti i punti, noi possiamo poi collegarli o anche viceversa, prima tracciamo, creiamo il tracciato e poi inseriamo i punti, come preferite. Il tracciato ovviamente è molto importante, il tracciato avrà un nome, avrà un colore, rappresenta proprio il tragitto del nostro viaggio, e che sarà visibile sempre, e quindi questo mi dà l'occasione di invitarvi a riflettere su questo tema. Preferisco mostrare tutto il viaggio, quindi dal punto di partenza fino alla conclusione, passando per le varie tappe, oppure preferisco che il viaggio sia una sorpresa di volta in volta? Beh, sono scelte, perché è come chi preferisce, è il metodo deduttivo, è il metodo induttivo in sostanza. L'investigatore sa chi è l'assassino e quindi il giallo poi ricostruisce come l'investigatore arriva a scoprirlo, oppure nessuno sa niente, quindi il giallo vi porta dentro l'inchiesta, decidete voi. Io normalmente preferisco mostrarlo perché dà un'idea di quello che faremo. Mostro il viaggio, ma magari non mostro tutte le tappe, ecco, mostro magari le prime tappe e fin dove dovremmo arrivare, per avere proprio la dimensione dell'importanza e anche una certa contestualizzazione del viaggio, però le tappe le mostrerò lungo il percorso. E naturalmente potrete anche effettuare delle variazioni, anche se una volta, anche se il tracciato è stato già stabilito. Quindi all'interno delle tappe, vedete, qui abbiamo delle tappe di un viaggio, all'interno delle tappe potete inserire, ecco qua, spero che vediate bene, potete inserire dei contenuti che sono delle immagini, delle fotografie, dei disegni, possono essere dei testi naturalmente di spiegazione, dei link, e abbiamo un'ampia opportunità di arricchire la nostra mappa attraverso i contenuti inseriti in ciascuna tappa. E poi la personalizzazione ovviamente delle tappe, eccolo qua, vedete come viene realizzata, ve l'ho anticipata un po' prima. E infine non dimenticate che si possono utilizzare chiaramente anche elementi che derivano da altre tecnologie e altri linguaggi, come per esempio i QR code. Possiamo avvalerci anche di meccanismi che hanno a che fare con la realtà aumentata, filmati a 360 gradi e così via, che naturalmente in questo caso necessitano di un'apparecchiatura di visione che consenta di trarre beneficio da un'esperienza di realtà immersiva. E poi infine dobbiamo condividere la mappa che abbiamo creato, e la possiamo condividere certamente nei social eccetera, ma non è questa la cosa fondamentale. In realtà noi la possiamo condividere all'interno di una pagina web, per esempio, in modo tale che venga visualizzata nella dimensione, nelle modalità che vogliamo. Immaginiamo di essere all'interno di una piattaforma, per esempio in questi casi Moodle viene molto spesso utilizzato, o qualsiasi altro contesto, anche una pagina web costruita con applicazioni specifiche, noi utilizzeremo il codice HTML che ci viene fornito. Adesso viene la parte, come dire, complicata della questione, perché riguarda anche
la vostra partecipazione attiva. Allora, prima di tutto, che cosa dovete fare? Do un'occhiata per vedere se ci sono osservazioni, impedimenti. No, vedo che tutto tace, quindi mi sembra che siate attenti, che tutto funzioni. Allora dovete entrare nella board legata al nostro webinar. Lì trovate le nostre mappe di lavoro. Eccolo qua. Ci sono due indicazioni. Prima trovate la mappa, che adesso quella vi mostro come esempio, è una mappa di struttura. E perché? Perché adesso io vi voglio spiegare qual è la struttura base per qualsiasi tipologia di insegnamento, a partire dalla quale, se voi la applicate, potete poi, con tutte gli adattamenti del caso, la potete utilizzare in qualsiasi contesto e veramente per qualsiasi contenuto. Questa mappa, quindi stiamo parlando di questo esattamente, questa mappa non è una mappa a voi modificabile, è una mappa che potrete solo visualizzare. Quindi vi invito ad aprirla, perché adesso noi esploriamo questa mappa, vedremo come è costituita questa mappa. Poi, nella parte finale, invece, utilizzeremo quest'altra. Invece in questa mappa voi potrete modificarla e fare le operazioni che indicherò di fare. Non fatelo adesso, però preparate il materiale che vi serve. Vi dico già che questa mappa sarà centrata sulle passioni, quindi prendete un'immagine, qualche cosa che possa illustrare le vostre passioni, i vostri hobby, perché ci occuperemo di questo. Allora, se siamo pronti, io nascondo questa schermata e passo direttamente alla mappa di Google. Quindi ho detto la prima che vi mostra la struttura esattamente com'è organizzata. Eccoci qua. Ho utilizzato come applicazione Google Chrome perché lavoriamo con le tecnologie Google, quindi onde evitare di avere imprevisti, impiego il browser di Google stesso, ma quello che noi stiamo facendo è compatibile, va benissimo con tutti i browser più attuali, insomma moderni. Dunque, questa è la nostra mappa che rappresenta il nostro viaggio globale. Quindi noi partiamo dal Madagascar, effettueremo una serie di tappe e ci rechiamo in Germania. Adesso la voglio esplodere un pochettino in modo che la vediate bene. Eccola qua. Come siamo entrati in questa mappa? Beh, è molto semplice. Guardate la parte destra dello schermo. Abbiamo un account di Google, quindi l'abbiamo reso attivo, siamo entrati, ci siamo loggati in questo account di Google e appare la nostra iconcina. E naturalmente qui che cosa c'è? C'è mappe. Quindi adesso io rifaccio il procedimento attraverso il quale siamo arrivati qui. Quindi mappe. E naturalmente ci porta dove? Beh, fondamentalmente porta a casa mia, e va bene. Fatto questo, però, qui non ci serve, perché non possiamo fare niente in questa mappa. Quindi dobbiamo aprire la linguetta che appare sulla sinistra. Lo vedete? Mi state seguendo? Io spero che riusciate a fare appunto queste operazioni. E nella schermata che appare in questa finestra, che cosa abbiamo? Abbiamo i tuoi luoghi, quindi le mappe si trovano all'interno dei miei luoghi. Ricordatevi solo questo passaggio, quindi i tuoi luoghi, e poi è semplice perché cerchiamo mappe. Eccola qua, mappe, e la mappa l'abbiamo già costruita, altrimenti faremo crea mappa. Prendiamo la mappa che abbiamo appena costruito ed eccoci qua. Quindi crea mappa, che cosa mi porterà? Mi porterà semplicemente una cartina vuota, chiaramente. Adesso vediamo in che cosa consiste questa mappa, affinché voi possiate organizzare la struttura di un vostro viaggio e fin da domani lo possiate utilizzare in classe.
Prima di tutto facciamo un click sul punto di partenza. Ah no, scusate, prima voglio entrare io come autore, perché voi avete questa visione, ma io invece voglio mostrarvi anche come si lavora, quindi devo fare ancora una cosa. Osservate la finestra che è comparsa sulla sinistra. Non c'è scritto apri in My Maps, e allora aprire nelle mie mappe significa creare, significa modificare. Eccolo qua, siamo nell'ambiente di lavoro. Lo esplodo un po', siamo nell'ambiente di lavoro e questo è il nostro viaggio. Partiamo dall'inizio. All'inizio qui abbiamo il nostro vascello che partirà dal Madagascar ed ecco che nel momento in cui faccio un tap, voi fatelo, voi dovreste avere la visualizzazione di questa mappa e dovete vedere con me il punto di partenza. Ricordo che la mappa si trova all'interno della classe virtuale e nella borda associata. Allora, ti sei recato al punto di imbarco, adesso devi eseguire alcune operazioni. Teniamo conto che quando noi utilizziamo la mappa del viaggio per l'apprendimento, dobbiamo indicare ai nostri corsisti, studenti, eccetera, che stiamo partendo. Quindi da dove partiamo? Quando partiamo? Partiamo il 3 novembre, partiamo il 6 dicembre, partiamo domani. Da dove partiamo? Da qua, dal Madagascar. Perché? Non lo so, perché ci sarà qualche collegamento simbolico che ci collega appunto con il Madagascar. All'avvio del progetto chiamiamo a raccolta i membri del viaggio per le operazioni di imbarco. Le operazioni di imbarco prevedono anche la conoscenza e l'accettazione delle regole di imbarco. Quindi io vi suggerisco di preparare proprio le regole di imbarco. Vi ricordate una volta quando si parlava di contratti formativi, eccetera, eccetera? Allora, trasformiamo questo in un linguaggio meno istituzionale, più terra terra e molto più simpatico e accattivante. Chiamiamolo regole di imbarco ed è il patto educativo che stabiliamo con la nostra ciurma, con se facciamo un viaggio per nave, come in questo caso, oppure con i nostri compagni di viaggio se utilizziamo un pullman per attraversare tutta l'Asia e l'Africa, per esempio. Il gruppo deve sottoscrivere le regole di imbarco. Le regole di imbarco devono essere sottoscritte perché? Perché il viaggio è un impegno. Quando noi partiamo con qualcuno, anche semplicemente in famiglia, adottiamo delle regole, portiamo questo, portiamo quell'altro, che cosa facciamo? Facciamo delle tappe, sono delle regole per la convivenza all'interno di un viaggio. Queste regole devono essere organizzate e tra l'altro servono proprio anche per sostenere tutto l'immaginario del viaggio. E poi è importante anche utilizzare la lista degli oggetti che servono durante il viaggio. Non vi portate la canottiera, il costume da bagno, le pinne? Bene, noi che cosa ci porteremo? Beh, noi ci porteremo, non lo so, un libro di testo? O non usiamo il libro di testo, allora ci porteremo una data risorsa? Ci porteremo, non lo so, una fotocamera? Questo, il tablet, che ne so, quali sono gli strumenti indispensabili? Facciamo un elenco e controlliamo che tutti li abbiano. E guardate che questo è anche un buon modo affinché gli studenti abbiano veramente i loro strumenti, tra l'altro. E poi vedete che abbiamo inserito delle immagini, si possono inserire proprio delle fotogallerie all'interno dei segnaposto. Quindi voi potete sbizzarrirvi, d'accordo? Adesso passiamo alla seconda tappa. Che cosa si fa una volta che ci siamo imbarcati? Come predisponiamo al nostro lavoro, che è sempre un lavoro di insegnamento-apprendimento? Vediamo il secondo step. Il secondo step è che dobbiamo procurarci i contenuti, se no altrimenti che viaggio facciamo? Dobbiamo procurarci le risorse per proseguire il viaggio. Quali sono? Sono i contenuti che ci servono per apprendere. Quindi voi, dopo una prima tappa di assestamento in cui parliamo, scriviamo, ci confrontiamo così, alla fine dobbiamo cominciare a studiare, a lavorare. Ebbene, qui darete le indicazioni necessarie. Quindi la seconda tappa è sempre una tappa di lavoro. Poi vediamo la terza tappa, il terzo step. Il terzo step l'abbiamo chiamato esplorazione.
Perché dopo aver lavorato, perché lo dobbiamo fare su determinati contenuti che sono obbligatori, sono delle tappe del nostro programma, eccetera, siamo in mezzo all'oceano in questo caso. È una buona occasione per tenere gli occhi ben aperti per esplorare l'ambiente. Allo stesso modo indichiamo quindi che cosa dobbiamo cercare fra i contenuti e come possiamo cercare fra i diversi canali. E quindi qui in questo caso, per esempio, proponiamo, dato che si tratta di un viaggio attraverso la letteratura, quello che vi sto proponendo, proponiamo quindi agli studenti, ai nostri discenti, di esplorare loro questo mondo senza che noi forniamo del materiale già preconfezionato. Quindi abbiamo un link, il link ovviamente è attivo, si apre una pagina e così via, lo possiamo esplorare, eccetera. Poi andiamo avanti, il nostro viaggio prosegue e naturalmente in ogni viaggio ci sono che cosa? In ogni viaggio ci sono, per esempio, scusate che poi correggerò gli errori di battitura, ci sono momenti di conoscenza, di ascolto, di sintonia con l'ambiente circostante e le persone, le tradizioni, gli oggetti. Questi momenti sono adatti per stimolare le riflessioni, per creare un'intimità con i contenuti, soprattutto per determinare un rapporto con la loro bellezza. E allora in questo caso abbiamo sistemato una poesia, eccola qua, la lettura di una poesia, perché ci aiuta a creare un clima, un determinato rapporto con il tema del nostro viaggio, che riguarda appunto in questo caso la letteratura, e quindi la potete ascoltare. È una poesia del 1200 che io leggo, spero che vi piaccia, contribuisce a sostenere l'esplorazione dell'ambiente circostante che appunto abbiamo presentato con questo step. Naturalmente è importante considerare che i momenti di esplorazione possono essere diversi lungo queste tappe, quindi io adesso non sto a ripeterli, vi dico solo quali sono gli archetipi che voi potrete utilizzare e poi collocare e ripetere naturalmente durante il tragitto. Poi naturalmente abbiamo studiato dei contenuti, abbiamo effettuato delle ricerche, abbiamo determinato un feeling con l'ambiente di apprendimento, è venuto il momento di creare un compito, è un compito che sia creativo. In ogni viaggio si esprime uno spontaneo istinto alla documentazione, addirittura al reportage. Siamo capaci di creare un bel filmato di animazione che rappresenti il nostro viaggio con tutta la creatività possibile? Possiamo quindi sottoporre un lavoro creativo sui contenuti che stiamo affrontando. Sfidiamo i nostri ragazzi quindi a questo punto a restituire il viaggio e quindi anche i contenuti che loro hanno appreso nel corso di questo tragitto sotto forma di un oggetto creativo. Può essere anche semplicemente una mappa concettuale o mentale, può essere una proiezione di fotografie, quindi uno slideshow, quello che volete voi secondo il grado di insegnamento, i contenuti, il tipo di obiettivi che vi siete prefigurati. Ma deve esserci sempre un'attività durante il viaggio, perché il viaggiatore è un soggetto attivo, esattamente come noi vogliamo che i nostri studenti siano all'interno del nostro percorso di apprendimento. Spero di essere chiaro, perché ci stiamo avvicinando alla fine del viaggio e quindi qui per esempio tocchiamo le coste statunitensi e dobbiamo parlare un momento della varietà di contenuti e di canali. Il viaggio è varietà. Varietà di paesaggio naturale, urbano, varietà di esperienze, di profumi e odori. Voi dite, vabbè, ma profumi come... Ma profumi, noi abbiamo a che fare con la carta, siamo a scuola, andiamo a visitare musei, quindi non possiamo rappresentare un profumo all'interno di questa mappa, ma nella nostra vita concreta e reale, che è quella che sostiene poi il viaggio dell'apprendimento, questi profumi e questi odori li percepiamo. Colori, presenze, contatti, emozioni. Abbiamo un insieme di sinestesie che determinano i collegamenti più vari
all'interno del nostro percorso. Per cui, perché noi stessi non rappresentare, offrire questi assaggi in modo il più vario possibile ai nostri stessi studenti? Stiamo parlando qui di multimedialità e di multicanalità, ed ecco che, per esempio, abbiamo trovato addirittura la lettura integrale, un audiolibro di un libro di John Fante, bellissimo. Non è una lettura che mi entusiasmi, ma comunque è un elemento, ecco, importante, che può essere anche preso ad esempio per poi produrre cose analoghe. Quindi chiudo qui e poi andiamo a vedere. Eccolo qua, il nostro viaggio continua, 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 vedete quanto è lungo, boom, 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 fino ad arrivare a... Ah, qui, nelle coste francesi, c'è un altro elemento di collegamento, l'ho inserito perché? Perché ogni volta che è possibile cercate di agganciare i contenuti a un luogo fisico del vostro viaggio. Il collegamento può essere diretto, perché potrebbe anche essere esplicito, per esempio, o indiretto, implicito, per analogia e così via. Questo è, no, è, diciamo, elementare come collegamento. Siamo nel campo delle letterature, quindi Baudelaire l'abbiamo inserito lungo le coste francesi. E infine, poi arriviamo, cioè lo sbarco. E lo sbarco deve essere degnamente concluso. Bisogna fare in modo che si percepisca la fine del viaggio, del progetto, e che questa conclusione sia ufficiale. Ogni viaggio crea affettività con le persone, con i luoghi, con i momenti, e l'affettività rende più solidi i nostri ricordi. Il viaggio, qualsiasi viaggio, ha a che fare con l'affect. Non c'è viaggio senza un'espressione affettiva. Un viaggio che si intraprende per scelta, non il viaggio, diciamo, tutte le mattine che si può fare per lavorare, benché anche in quel caso, se noi avessimo spirito di osservazione, potremmo trarre dei benefici interessantissimi, come, se vedete, per esempio, alcune immagini, fotografie che ho scattato, che sono su Instagram, del mercato, che a Torino è un grosso mercato, il mercato di Porta Palazzo, si apre verso le 6 della mattina, cominciano a lavorare. Allora mi è venuta voglia anche qualche volta di partire ancora prima, con l'attrezzatura fotografica, e poi andare a scuola naturalmente, ma documentare anche questo piccolo viaggio che è passato da un viaggio istituzionale, regolare, una routine, andare a lavorare, è diventato qualcosa di interessante che invece esula, va al di là della sua espressione istituzionale, e che mi ha permesso anche di entrare in contatto con i miei studenti anche da un altro punto di vista, perché altri sono su Instagram, raccolgono le loro fotografie, ne parliamo, ne discutiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, però non voglio prendere strade secondarie. Ogni viaggio ha affettività, l'affettività rende più solidi i nostri ricordi, così abbiamo molti modi di lavorare allo sbarco. Pensateci, potrebbe essere un racconto del viaggio stesso. Abbiamo concluso il viaggio, adesso lo raccontiamo. Oppure il backstage fotografico, filmico, oppure frammenti vari fra tutti che si possono condividere. Qualsiasi cosa è legittima, purché si organizzi un vero sbarco a tutti gli effetti. E questo, cari amici, è quanto. E io adesso invece voglio, scusate, ritornare a una visualizzazione più normale della cartina. Forza. Dove siamo qua? Ecco qua. Mi è sparito. Arrivo, eccoci qua, mappe. Ecco qua, abbiamo una visione, eccola qua, una visione naturalmente più adatta ai nostri scopi. Ritorniamo, mappe,
e apri in modalità di creazione. Eccola. E voilà, noi abbiamo creato la nostra mappa e ve l'ho mostrata. Scusate, ma non riesco a ritornare alla visualizzazione che mi interessa di più. Forse vi prego di non... perché può darsi che mi sia sbagliato, abbia condiviso queste mappe e qualcuno la sta modificando, no? Sarebbe grave, perché questa deve rimanere a noi. E invece adesso vi invito ad aprire la mappa che trovate nel... ecco, che trovate nella borda, quella che possiamo modificare. Eccolo qua, i miei luoghi, mappe, e che è questa, le nostre passioni. Eccola qua. Questa invece noi la possiamo modificare. Qui abbiamo il nostro lavoro da fare. Allora, come si fa a svolgere il compito che vi propongo di fare adesso? Dunque, siamo qui all'interno della classe, la WeSchool, e nella board, ve l'ho già detto prima questo, e utilizziamo la mappa di lavoro comune. Fatemi dare un'occhiata ai vostri commenti per vedere se ci siete. Ci siete, datemi un feedback. Ok. Sì, perfetto. Allora, ecco, è questa la mappa e mi raccomando, non l'altra. Devo verificare se per caso erroneamente l'ho condivisa con possibilità di modifica, ma l'altra non toccatela perché rimane la nostra struttura, se no la devo poi rifare. E usiamo invece questa. Eccola qua, ci siamo. Siamo qui al nostro, alla nostra mappa. E dovreste visualizzare nello stesso modo, ognuno la può ingrandire come vuole. Andiamo a vedere che cosa dovete fare. Quindi io sono stato il primo, mi sono inserito qui, ho inserito un segnaposto e vi parlo di una mia passione, una mia grande passione, che è ovviamente lo storytelling, la fotografia, il cinema, le costruzioni narrative in genere. E tra l'altro vi invito anche a un evento che si svolgerà a Torino l'11 novembre. E poi avete anche un filmato, insomma. Ecco, io quello che vi chiedo è di fare la stessa cosa. Come potete farlo? Guardate, è semplice, perché qui avete gli strumenti per inserire i vostri punti di riferimento. Quindi in questo caso abbiamo aggiungi indicatore. Dobbiamo fare clic su questo oggetto. Poi il cursore si trasforma in una croce, lo vedete? Si trasforma in una croce. Quindi qui possiamo inserire un titolo, che sarà il vostro nome, penso, no? O qualcosa del genere. Poi qui inserirete la descrizione. Vi insegno un trucco. Come si fa ad andare a capo all'interno di questo campo? Mi seguite? Come fate ad andare a capo all'interno di questo campo? Ecco, per andare a capo all'interno di questo campo dovete tenere premuto il tasto Shift mentre battete il tasto Enter. Allora andate a capo e potete anche creare dei titoli e sottotitoli. Non avete un sistema di formattazione, non ha alcuno scopo formattare un testo qui. Dobbiamo solo dare delle indicazioni. Poi guardate cosa facciamo. Salviamo, chiudiamo. E quindi a questo punto utilizziamo il secchiello, lo vedete il secchiello? Perché con il secchiello noi possiamo modificare l'icona. Quindi faremo clic sul secchiello,
attribuiremo per esempio un colore e poi sceglieremo una icona, non quelle fornite da Google, ma un'altra. Apriamo e poi qui sotto troverete icona personalizzata. Con icona personalizzata noi possiamo caricare che cosa? Possiamo caricare naturalmente, eccolo qua, per esempio la nostra immagine. Io vi invito a caricare una vostra fotografia, chiaramente, per identificarvi in questo viaggio. Poi, una volta che abbiamo inserito la nostra icona, possiamo aggiungere delle immagini. Guardate la sezione immagini, come funziona. Ci permette di fare alcune cose. Allora, di caricare un'immagine dal nostro computer perché è qualcosa che abbiamo scattato noi. Oppure di collegarci a una webcam in qualche posto nel mondo, magari anche una nostra webcam. Oppure di inserire l'URL di un'immagine. Oppure le nostre foto che sono all'interno di Google, quindi del nostro Drive, Google Drive, così come possiamo anche cercare dei contenuti all'interno del nostro sistema Google in questo modo. Poi possiamo cercare delle immagini, per esempio, eccole qua, le possiamo cercare delle immagini che possiamo utilizzare nel nostro segnaposto e infine altro, guardate altro, perché altro ci avvia per esempio una ricerca in YouTube oppure la URL, per esempio se abbiamo anche un canale nostro. Ma se io avvio una ricerca su YouTube, trovo che tutta una serie di contenuti e ovviamente anche quelli che io stesso ho creato. Quindi ho digitato Baudelaire, Spleen ed ecco qua, questo, la lettura con musica di Alberto Pian. Quindi lui fa una ricerca molto efficace e trova all'interno di YouTube, tutti i contenuti che si riferiscono alla vostra richiesta. Proviamo a inserirne, mettiamone uno qualsiasi, per esempio questo, lo selezioniamo, eccolo qui e abbiamo qui questo filmato di YouTube all'interno stesso. Quindi, ricapitolando, è tutto qui. È molto semplice. Si parte dal segnaposto, l'indicatore. Poi si colloca l'indicatore da qualche parte, poi lo possiamo spostare, vedete, dove desideriamo. Ci va solo un po' di perizia, così possiamo partire da Londra. Eccolo qua. Poi facciamo un clic sull'indicatore e a questo punto con il secchiello diamo una colorazione, ma soprattutto scegliamo l'icona, altre icone e poi icona personalizzata. E qui naturalmente inseriamo quello che è un'immagine che serva da, eccola qua, che serva a rappresentarci. E poi, zac, vedete? Una sola osservazione sulle immagini che potete utilizzare come icone. Se voi impiegate il formato PNG, avrete la trasparenza dell'immagine e quindi sarà più bella perché solo l'oggetto che viene rappresentato, tipo il vascello che abbiamo visto prima, verrà mostrato con mantenendo come sfondo la cartina, altrimenti vi appare lo spazio bianco quadrato intorno all'immagine. Poi, ripeto, aggiungete il testo, quindi modifichiamo con la matitina il titolo, la descrizione, salviamo e infine corredate con delle immagini o dei link la passione appunto che volete spiegare all'interno e in poco tempo avremmo questa cartina piena di vostre indicazioni. Però vedo che siamo rimasti a uno, non so se stavo
state lavorando, se tutto funziona, altrimenti lo potrete anche fare, ovviamente. Ok. Sì, qualcuno dice che poi lo farà in seguito, va bene. Ok, perfetto, molto bene. Pensate quante attività potete creare. Adesso io lascio aperto questa finestra, ma voglio anche ritornare alla mappa di prima. Perché? Perché come si crea? Vedete che qui c'è il tragitto, è il tragitto che noi percorriamo. E come si crea il tragitto? Lo avete qui, qui avete tutte le corrispondenze. Questo è un tragitto e anche il tragitto ha naturalmente le sue immagini, descrizioni e tutto il resto. Come si crea il tragitto? Eccolo qua. Il tragitto si crea così. Torniamo alla mappa sulla quale stiamo lavorando. Si crea attraverso questa icona che voi avete in alto. Eccola qua. Si crea con questa icona che è quella del tracciamento di una linea. Vediamo come funziona. Facciamo il giro dell'Inghilterra. Allora, prendo, cioè attivo questa linea. Quindi aggiungi linea o forma. Non mi interessa stabilire un percorso in auto, in bici, eccetera, a meno che non lo voglia fare con la classe. Quindi aggiungo una linea o forma. E dopodiché, guardate, faccio così, parto da Londra. Poi, per esempio, vado a Bristol, perché no? Poi faccio il giro del Galles, così. Sto tracciando la mappa, è molto semplice. Poi andiamo su fino a Glasgow, magari scendiamo a Dublino, Cork, e naturalmente potete aggiungere un testo, quindi così, e poi inserite come abbiamo visto nel caso precedente, cerchiamo le nostre immagini per corredare, per stabilire la rappresentazione iconografica del viaggio. Eccolo qua, questo. E quindi che cosa succederà? Succederà che quando l'utente farà clic, seleziona, salva, quando l'utente farà clic sulla, eccolo qua, quando l'utente farà clic su un punto qualsiasi del tragitto, gli apparirà l'immagine di riferimento. Poi tenete sempre d'occhio la parte sinistra, che è questa, perché qui voi troverete i vari punti e potete stabilire che, per esempio, possano essere nominati, e quindi ecco qua, vedete che compare qualche cosa, qualcuno sta facendo, sta aggiungendo il suo viaggio da Roma a Barcellona in questo caso, benissimo. Vedete, la mappa si arricchisce, potete veramente provare a lavorare in questo modo. E vi dicevo un'altra cosa importante, lo vediamo nella mappa, ecco, strutturata di base, è che vedete che ogni step del nostro viaggio è anche indicato a livello di etichetta. Questa è l'etichetta del viaggio, cioè il titolo, il nome della tappa. Questo lo facciamo, eccolo qua, sulla opzione di stili individuali. Stili individuali, imposta le etichette per nome. E quindi a questo punto noi vedremo comparire sulla mappa stessa il nome di ogni nostro step. Poi vedete che ho creato due livelli. Il compito creativo, questo, il compito creativo è inserito nel livello
creatività e produzione. Create tutti i livelli che volete, ma senza esagerare, perché, come vi dicevo prima, l'importante è considerare che sono elementi che potete far apparire e scomparire. Osservate questa etichetta, lo step che si riferisce al compito creativo, e guardate se io adesso smarco il livello creatività e produzione, ovviamente questa tappa sparisce dalla nostra visuale, invece la riattivo e la tappa ricompare con tutti i suoi contenuti. Ritorniamo invece a quella sulla quale stiamo lavorando, cancello questa linea che non serve a niente, bene, quindi dai, vi invito, vedo, siete fancazzisti stasera, non lavorate, siete dentro centinaia di persone, c'è nessuno che lavora, questi insegnanti. Bene, adesso noi vogliamo condividere la mappa, quindi proviamo a vedere come si fa a condividere questa. Beh, è semplice, perché avete tutti dimestichezza con gli strumenti di condivisione, quindi tap su condividi e poi abbiamo diverse opportunità. Questo è il link, è semplice link, facciamo clic, eccetera. Invece noi potremmo anche essere interessati a voler mostrare la mappa proprio all'interno di una pagina web, così come si presenta, poi vediamo come si fa. Ma intanto dobbiamo stabilire chi ha accesso alla mappa, e quindi prima di tutto deve essere attiva e pubblica, e chiunque, quindi senza richiedere l'accesso in questo caso, può modificare la mappa. E poi lo salviamo, e dunque a questo punto la mappa diventa pubblica e modificabile da chiunque la possa vedere. Possiamo sempre poi cambiare queste impostazioni in qualsiasi momento. Poi possiamo chiaramente invitare le persone e stabilire che cosa possono fare per visualizzare questa mappa e lavorarci. Se fate clic, come ho fatto io, su le informazioni che compaiono alla fine, avete anche un tutorial molto ben organizzato che vi spiega tutto quello che potete fare con le mappe di Google, che grosso modo è quello che vi ho spiegato anch'io, ma in caso avete qui le spiegazioni, vi ripeto, le avete trovate qua, ulteriori informazioni. Bene, spero di non essermi dimenticato niente. Alcune cosette che possono interessare, possiamo esportare la mappa. Ah, ce n'è una molto importante di cose qui, sì. Allora, la prima è imposta la visualizzazione predefinita. Vale a dire, io adesso chiudo un po' la visuale della mappa. Eccolo qua, abbiamo tutto il pianeta. Mi interessa visualizzarla tutta e quindi dirò che questa è l'impostazione di visualizzazione predefinita. Quindi tutti la vedranno a partire da lì. Poi ognuno adatterà il proprio modo di vedere la mappa, ma all'inizio sarà questo. Quindi vi ricordate, prima stabilisco il livello di visuale della mappa e poi gli dico di fissare questo livello attraverso imposta visualizzazione predefinita. E qui va bene, ho anche l'anteprima. E poi un'altra cosa importante è questa, guardate che cosa posso ottenere, che mi è estremamente utile per l'insegnamento, perché ve lo mostro dalla mappa principale, perché ha più contenuti. Guardate che cosa posso fare. Quando sono qui, al livello delle nostre mappe, ogni livello del viaggio propone l'organizzazione di tutti i contenuti che io ho inserito attraverso una tabella. Guardate qua, faccio tap su questa finestra a sinistra e gli dico di aprire la tabella dati. Eccola qua la tabella dati, è meraviglioso perché ho questa tabella che riporta esattamente tutto quello che ho scritto,
che posso modificare anche facilmente e quindi senza scriverlo direttamente all'interno di ciascuno step, posso anche stabilire un ordine, tutto quello che mi pare, trovare, fare una ricerca, eccetera, eccetera, e poi naturalmente posso copiare tutto e riportarlo dove desidero. E naturalmente osservate che nel momento in cui faccio clic su un campo di questa tabella si apre anche lo step corrispondente. Vedete? Eccolo qua. Quindi un modo poi eccezionale di lavorare. Allora, questo è quanto. Non vi resta che mi piacerebbe proprio che inseriste qui all'interno delle vostre, di questa mappa, che parliate delle vostre passioni, lo potete fare anche nei prossimi giorni. Io mando a questo punto un sondaggio per guardare che cosa avete scritto ed eventualmente rispondere alle vostre domande, poi chiudiamo il webinar. Come cercare la mappa? La mappa è all'interno della della nostra WeSchool, della nostra classe virtuale, nel board che è legato al nostro webinar. Entrate lì dentro e vedrete che c'è proprio una sezione che riguarda le mappe, quindi avete i link per fare questo. Ci lavorerò per organizzare un viaggio in Spagna. Certo, io non ho parlato della cosa più normale con la quale questo sistema può essere utilizzato, perché è quello che mi interessa meno, cioè utilizzarlo veramente per fare un viaggio, perché non è questo lo scopo del nostro webinar, chiaramente. E invece, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo utilizzato qualche cosa di molto utilitaristico che tutti chiaramente impiegano per creare il viaggio, ma noi lo usiamo per sostenere il nostro processo di insegnamento, perché è questo che a me interessa. E naturalmente Giovanni chiaramente potrà utilizzare la mappa per fare tutti i viaggi, anzi, cioè sono nate per questo, quindi ci mancherebbe altro. Però non ne abbiamo parlato proprio per questo motivo. Quanta gente! Guardate un po'. Fantastico, inserite le vostre foto. Ecco, avete visto? Bene, quindi immaginate quanti lavori interessanti potete creare con i vostri studenti, riferendovi appunto al viaggio inteso come metafora. Una mappa del viaggio, dunque, vorrei creare una mappa per un tema della mia disciplina. Benissimo, poi comunicatemi, pubblicateli all'interno della board. Voi potete inserire nel board tutti i link che volete, poi naturalmente io ve li approvo e quindi poi saranno visibili a tutti. Vorrei proporre una mappa di viaggio ai miei studenti, vorrei creare una mappa condivisa di conoscenze e scambio. Ancora pochi di voi si cimentano in questo, io credo più per timori tecnici che altro. Mi piace la struttura interattiva e visuale della mappa, bene, sono contento, vorrei aggiungere una caccia al tesoro, giochi e scoperte. Chiaramente si può fare anche questo e magari una volta lo approfondiremo. Per il momento io spero di avere ispirato ancora una volta la vostra attività didattica e direi che se volete scrivere qualche cosa, ancora due minuti, ci do un'occhiata. Dopo chiudiamo e ci risentiamo nella nostra classe virtuale. Basta, vi saluto, vi ringrazio per la partecipazione. Il penultimo webinar della sesta stagione è arrivato alla sua conclusione. L'ultimo appuntamento sarà sabato prossimo, poi ci rivedremo nella nostra WeSchool nell'aula virtuale. Grazie per la partecipazione, ciao a tutti, buona serata e continuate a riempire la mappa.